Incentivare l'applicazione al settore dei beni culturali delle nuove forme di comunicazione partecipate della multimedialità. Questo è lo scopo del progetto Invasori Digitali, che è stato presentato a Nocera Inferiore, precisamente nel popoloso quartiere di Vescovado, dall'Osservatorio Politiche Giovanili, voluto fortemente dal neo presidente di questo osservatorio, Francesco Belzito. Conoscere le bellezze artistiche della propria zona e non solo, attraverso le nuove forme di comunicazione, condividendole, cercando di trarne spunti per discussioni o per organizzare confronti. Un'idea brillante che, portata a Nocera Inferiore, non poteva non mettere sul piatto alcune opere straordinarie da visitare, come la Cattedrale di San Prisco o il Museo Diocesano. Il nostro obiettivo, che è ambizioso ma che ormai si è in qualche modo sedimentato perché è la terza edizione, è quello di divulgare, di far conoscere il patrimonio culturale, e non soltanto culturale, anche ambientale, storico, di cui l'Italia è disseminata, soprattutto quello minore, alla maggior parte degli utenti, facendolo attraverso le nuove tecnologie che ormai sono pervasive e fanno parte della nostra quotidianità. Noi siamo sempre contenti quando arrivano ad invaderci, non come i vecchi barbari, ma come i nuovi barbari nel senso della cultura, e quindi siamo disponibili a tutto, anche all'apertura di fuori orario in un certo senso, purché si veda, si apprezzi e naturalmente si arricchisce. L'evoluzione e la civiltà è questa.